Esageriamo un po', esageriamo un po'. Buongiorno, benvenuti all'aggiornamento della mia testimonianza con il cibo Vissalus. E volevo cominciare con una definizione di intelligenza e stupidità. Stupidità è una categoria che potrebbe essere suddivisa in altre sottocategorie. Però diciamo, per parlare e racchiudere semplicemente in una, la stupidità crea sempre un danno a se stesso e agli altri, ma in maniera inconsapevole. Lo stupido non si rende conto di essere stupido, fa semplicemente dei danni a se stesso e alla comunità. L'intelligente invece fa delle scelte che recano un vantaggio a se stesso e anche alla comunità. Buongiorno, mi presento, sono Francesco Montelli, in arte Montellicca, e questo è il quarto aggiornamento che faccio sulla mia assunzione del cibo Vissalus, che è arrivato al quarto mese. Ho iniziato con una definizione di stupidità e intelligenza perché calza molto bene per il tema che sto trattando. Questo cibo, che nonostante sia buono, molte persone non riescono a coglierne il valore effettivo. Secondo me perché non hanno ancora ricevuto bene l'informazione, perché non basta dire le cose, perché le cose come vengono dette entrano nell'orecchio e quasi sempre fanno un piccolo giro e escono dal lato senza lasciare nessuna traccia. Ci vuole una specie di metabolismo affinché le parole che sono entrate dentro il nostro cervello e vengono analizzate, prima di diventare consapevolezza, cioè sapere che cosa significano, ci vuole, come dire, una specie di digestione. Per cui ripetuta juvant, oppure detta all'italiana, ripetere giova, perché a forza di ripetere i concetti arriva il momento dove fa click. Fino a quel momento entrava e usciva, poi a un certo punto fa click e entra in memoria. Questo cibo è una esperienza che io ho fatto, che mi considero di poter diffondere anche agli altri, perché oltre che fare bene a me, fa bene anche agli altri. Prima di tutto per la salute, perché non esiste cibo che tu puoi assumere che ti faccia completamente bene alla salute. E ammesso che ci possa essere, non fa bene al portafoglio. E ammesso che faccia bene anche al portafoglio, nel senso che trovi del cibo buono e lo puoi pagare anche poco, non ti fa guadagnare qualche cosa. Ad esempio, se io vado al supermercato, qualsiasi supermercato, dalla Coop alla Esselunga, per dire il cane e il gatto che sono gli antipodi, qualsiasi materia io posso, o articolo io posso comprare, non è detto che mi faccia stare bene. Però ammesso che non mi avveleni e mi dia un minimo di nutrizione, non posso pretendere, diciamo, se porto tre miei amici, dico ecco io vengo a fare la spesa qui, porto altri tre amici a fare la spesa insieme a me, mi date la spesa gratis? No, assolutamente, tu porti gli amici, pagano quello che devono pagare e tu non prendi nessun vantaggio. Invece con questo cibo, e la cosa mi sta già succedendo, perché queste sette persone che io ho iniziato all'esperienza del cibo Salus, mi sta permettendo di assumere il cibo personalmente senza pagarne il costo, pago solo l'IVA. Loro dicono che è gratuito, ma secondo me non è completamente gratuito, perché se uno ti fa un regalo, il regalo è totale. Non ti dice guarda, ti faccio questo regalo per il tuo compleanno, però mi devi dare l'IVA. Fa ridere. In questo caso devi pagare l'IVA. Secondo me è una furbata del network per tirarci su qualche cosa. Però comunque paghi solo l'IVA invece di pagare tutto l'ammontare. E nell'economia, nel bilancio di un mese, già il cibo che prendi con la Vissalus, ricordando che quella quantità lì di cibo equivale a almeno 5 pasti belli completi, ammesso che possono essere sani come valore nutrizionale, figurarsi come spesa quanto costerebbe di più, è già molto vantaggioso.
Ma in più c'è questo vantaggio che ti puoi ritrovare a spendere pochi soldi e addirittura anche guadagnare, perché una volta che tu hai trovato tre persone che comprano il cibo, tu hai praticamente il cibo gratis a parte l'IVA, ma poi gli altri che entrano ti danno un guadagno. Io ho fatto un piccolo guadagno di 46 euro e qualche cosa, è poco, però mi sono entrati dei soldi già. Comunque. Qui chiudo la quarta testimonianza del mio cibo Sallus e andrò avanti con le persone che continueranno a fare il 3 for free, cioè a fare l'assunzione del cibo per 3 mesi, e eventualmente anche altre persone che si stanno avvicinando, a quale sto parlando, che potrebbero anche decidere di fare l'esperienza. E intelligentemente io avrò un vantaggio per me stesso e un vantaggio anche per loro, che a loro volta faranno un vantaggio a se stesse e anche agli altri. E a me mi ringrazieranno comunque tutte le volte che mi incontreranno o gli verrò in mente, perché gli ho dato un consiglio veramente intelligente. E la loro intelligenza è stata in grado di accogliere. Vi auguro di non essere della categoria degli stupidi che non fanno altro che fare un danno a se stessi e agli altri. Per cui, siccome ce ne sono tanti di stupidi, si dice che la mamma degli stupidi e dei cretini è sempre incinta, ma magari forse è un po' esagerato, però ce ne sono tanti, mi rivolgo a quella piccola nicchia di persone che si considera intelligente. Prendi un vantaggio, prima di tutto per te, per la tua salute, per il tuo portafoglio e per il tuo guadagno. E passa questa informazione minimo alle persone che ti sono care nella tua famiglia e ai tuoi amici. E gli avrai fatto veramente un grosso favore. È un piacere veramente intelligente. Qui chiudo e alla prossima puntata con l'aggiornamento di questo cibo che, essendo un alimento, è molto importante nell'esperienza di un essere umano. Alla prossima e buona giornata a tutti. Con il cibo vi salvo, magari. Messaggeri! Messaggeriamo un po', esageriamo un po', messaggeriamo un po'. Ciao a tutti, sono Giuse Morando. Ho iniziato ad utilizzare i prodotti della Visalus dopo una settimana che ero tornata dall'ospedale in seguito a un triplice bypass coronarico. Ho iniziato con uno shake al giorno per la prima settimana a colazione e a volte non riuscivo neanche a finirlo tutto. Dopo una settimana sono passata a due pasti Visalus e ho sentito subito i benefici, le forze che mi tornavano e soprattutto la voglia di fare con tanta energia in più. Io mi sono creata la mia colazione, e cioè i 31 grammi di polvere, 100 grammi di acqua e 4 prugne secche, tutto nel mixer, e ti sembra di gustarti uno yogurt. Ho provato anche gli spezzafame, i miei preferiti sono i biscotti con le gocce di cioccolato. Una cosa molto importante che devo dirvi: pesatevi. Ma soprattutto misuratevi. Io all'inizio non perdevo peso, ma perdevo centimetri solo dopo quasi un mese di utilizzo del prodotto. Ho cominciato a perdere peso, quasi 3 kg in una settimana. Ma la cosa più importante è che ci si sente rinvigoriti, e ve lo dice una che sono poco più di 3 mesi che è stata operata al cuore. Buon mangiar sano a tutti! Ciao Monelli, Mondelli, Mondello, Davila, Lavila, Lili, tutto bello. Che caldo oggi, mamma mia, meno male che c'è il condizionatore. E mi trovo bene. Mi trovo bene, però io per il momento non farei una seria testimonianza di me, nel senso che sono un po' incostante in questo periodo. E alla costanza in questo percorso è importante, ma non per qualcosa, un po' per impegni, ci sono, non ci sono, scuola guida, poi tra un po' ho anche l'esame, quindi sto tutta un po' svalvolata, e poi anche il caldo mi svalvola proprio di mio. Come se non lo fossi per natura. Io penso che per fare poi una testimonianza, talora come hanno fatto anche gli altri, quelli che ho sentito io, bisogna che la faccia nel momento in cui sia un po' più seria, nel senso costante, quando lo inizio.
fino alla fine e magari dopo 1, 2 o 3 mesi effettivamente si vede anche il risultato, ecco, solo per quello. Però come vuoi che mi trovi, cioè il prodotto è buono e bisogna solo avere un po' di costanza, ecco tutto qui. Ciao tesoro, un caro abbraccio, saluti, ciao. Ciao, lo sto prendendo ma non regolarmente, uno al giorno. Non mi ero pesata e non ti so dire se sono calata o meno. Per ora lo prendo al mattino quando ho bisogno di energia o a pranzo o cena se non ho tempo o voglia di mangiare. Grazie faccina con occhi sorridenti. Carissimo, grazie. Ora più tardi ti faccio un vocale, bene? Carissimo, grazie. L'esperienza per il momento è così. Vediamo, io monitoro la cosa e poi ti faccio sapere man mano. Comunque grazie di avermi chiamata, di avermi mandato un messaggio, così ho approfittato per fare questa condivisione che ci voleva. Grazie Franco, buona giornata, buon pomeriggio. Sì, per quanto riguarda l'energia, devo dire, io sono sempre stata abbastanza in forma da questo punto di vista, però una cosa l'ho notata, una differenza, che questo tipo, diciamo, l'energia che mi viene procurata da questi prodotti è un'energia più stabile, più costante. Più costante, quindi non ci sono alti e bassi, ma bensì, che ti posso dire, mi alzo al mattino così con questa energia e con la stessa energia vado a dormire, ma questo comunque non mi comporta nessun tipo di problema, nel senso che comunque il mio sonno me lo faccio, quindi non è che mi impedisce di avere un ritmo naturale tra veglia e sonno, ok? Non è un'energia data come se avessi preso un'anfetamina, ecco, per intenderci. È un'energia, una buona energia che utilizzo quando quando mi serve, che comunque ce n'è sempre, anche come se ci fosse una scorta, e quindi la posso utilizzare anche se dovessi fare qualcosa, dovessi eccedere, che ne so. Magari ci sono quelle giornate, no? Che uno è più provato, però per il resto non mi dà problemi perché comunque io dormo, non è che sono iperattiva per intenderci, ok? Va bene, spero di essere stata chiara. Di nuovo, ciao! Perfetta. 2 luglio 2019. Maria Cristina Taran, da quello che ho capito si è un po' sgonfiata. Io mi sento meno incagliata mentalmente. 16 e 15. 2 luglio 2019. Francesco Montelli. Buono. Grazie Chris. Ciao Francesco, ho provato i campioni che mi hai dato e mi sono trovata bene. Devo dire che mi hanno dato energia e nonostante i miei problemi di salute direi che è uno dei pochi pasti che ho provato fino ad ora nutriente e per ora senza controindicazioni. Ottimi i biscotti, mentre per il mio problema i crunch non riuscivo a mangiarli. Problema di leostomia, poi li ho frullati e mangiati con yogurt o kefir a piacere e si può fare. Grazie per la prova e aspetto il prodotto. Esageriamo un po', no, esageriamo un po'. Esageriamo un po'.